Bentornati in Himalaya. Abbiamo fatto guerra a Bengala, stiamo cercando di espanderci il più possibile verso i territori più ricchi dell'India. E direi che ci siamo riusciti più di prima. Mauritius ci chiede un'alleanza. Abbiamo dei problemi di ribelli, chiaramente. Chiaramente Mewar si annette Delhi con una facilità imbarazzante. Mewar, però, la guerra la faccia a noi. Ok, questo metterà un po' a. Potresti venire a darci una mano qui, no? Allora, volevo anche, dato che siamo in una rara situazione in cui la nobiltà è nostra amica. 60. E così fa 75. Io gli chiedo sia questo che questo non lo so, però 59 dovremmo dare le ali. Ok. Disastro sta avvenendo? No, tu sì. Nel 42, beh, c'è tempo, c'è tempo. Wow, la persa è sempre più grande. Ok. Ah, ci sono dei ribelli prossimi ad esplodere. Ribelli di Chagatai, quindi teniamo alto il mantenimento. Ribelli kazaki è fantastico perché non dovremmo avere cordi kazak e kazak invece è bello grosso. È ancora più grosso kazak. Non vogliamo che tu entri in coalizione contro di noi in un futuro. Allora, vediamo di migliorare un po' la nostra economy. Quella 43-40, questi si ripagano in pochissimo tempo.
Pochissimo, pochissimo. È finita la tregua col Baluchistan, che è garantito da Khorasan. È un'ottima cosa perché ci permette di fare guerra a Khorasan senza chiamare dentro gli ottomani. Ci serve un claim sul Baluchistan, però. Claim che non abbiamo ancora. Sì, potremmo anche iniziare a smetterla di pagare i tributi a Ming, giusto? Sì, credo di sì. Questo editto possiamo eliminarlo. Mentre il colonialismo si sta diffondendo. Allora, io potrei volere un'alleanza. Cosa sta succedendo qua, Mosca? Neanche il tempo di dire vorrei un'alleanza sta esplodendo, ma dai! Noi siamo alleati al momento con Mewar e Vyayanagar. Non sarebbe male trovarci un'altra alleanza. Prima ripuliamo la zona. Ok, allora la questione è: se siamo in una situazione di religious unity sopra il 100, in realtà non vi è una reale necessità di convertire province. Non vi è perché abbiamo questi valori superiori allo 0. Pare collassata. Kazak è diventato ancora più grande. Forza Kazak, crediamo in te. Guarda quanti. Kazak sta diventando un mostro enorme. Wow, Kazak, davvero wow. In realtà non me ne faccio niente di ste province. Però potrei far guerra al Baluchistan per l'unico con l'unico motivo di per le scatole a Khorasan. Altro vediamo cosa ci serve per formare Barat, Mandu, Lower Doab è qua, ok. Poi ci serve Kathiawar. Questa è un po' più dura da prendere. Perché qua dovremmo tradire il nostro fantastico alleato. Mahakosal. Possiamo arrivare. Mandla. Ci possiamo arrivare. Ok, quindi in realtà l'unico grosso problema è Kathiawar. Va bene. Tra l'altro,
advisor non ci serve più, preferirei avere quest'altro advisor qua. Ok. Ci costa un po' di più, però insomma. 7 al mese ce lo possiamo permettere. Così posso permettermi di fare così. Servirebbe un vassallo, un bel vassallo, tipo Bastard. Bastard è un bel vassallo, no? Dovrebbe avere idee. Sì, ha l'idea Style Crawl Creation, fantastico. Quello che non voglio. Baluchistan può essere un bel vassallo. Il problema di Baluchistan è che abbiamo un sacco di core. Afghanistan non è un buon vassallo. Kazakh sta diventando ancora più grande. Forme. È finita la tregua con Yarkand. Dubito che comparirà una coalizione al momento, perché stiamo parlando di... Ah, Kazakh si è arrabbiatino, eh. Però Bukhara che è malmessa, Yarkand che è soppressa, Baluchistan e Khorasan, ma insomma. Ok, possiamo sbloccare il primo potere dell'era. Questa non è male, però non abbiamo tante province della vera fede. Questa non abbiamo neanche il mare, questo non intendo far tanti mercenari. Questo è ottimo in realtà, perché siamo di una religione abbastanza rara. Quindi prenderò questo. Sì. Va bene, leviamo subito una piccola provincia. Così la risolviamo. Peraltro possiamo fare ancora due stati, quindi vale la pena cercare di capire dove fa. Multan. Multan è un'ottima provincia, pieno di... fattorie, di territori facili da sviluppare. A proposito di sviluppo, siamo al momento quasi a metà del nostro lavoro, siamo a 915, il nostro obiettivo è sempre 2000. Purtroppo i nostri vicini hanno la tendenza a fare controspionaggio proprio su di noi. E abbiamo un problema di ribelli dove? Ah, va bene, ci... Domani si espandono ancora un po'. Un'altra alleanza potremmo farla con... Vediamo un po' chi ha un po' di truppe e vale la pena prendere come alleato. Ok, noi siamo la terza potenza conosciuta, Yutaya, non male. Però è dalla parte opposta rispetto a dove volevo andare. Credo che resterò per un po' con i nostri alleati e basta. Vedo perché non fare anche l'ultimo stato. Sarà Kashgaria, se solo sapessi dove si trova.
Qui lo dico, qui lo prometto, andrò certamente sul forum Paradox a fare suggerimento. Mettici con la funzione find anche le aree, per favore. Poi c'è questa provincia che potremmo sviluppare ancora un po', perché fa oro questa. E ogni tocco che gli diamo è oro in più che ci entra. E dobbiamo ricordarci anche l'embargo sui nostri rivali, che hanno qualche problema di ribelli, sono contento. Possiamo scegliere Mosca come rivale, però non ha molto senso in realtà. Sta per esplodere Mosca, è fantastico. E Zac, quasi quasi, sai che l'alleanza con Kazak non sarebbe mai. E qua stato cuscinetto, soprattutto evitiamo che venga mangiato da altri. Blocchiamo Mosca. Ingrandendosi sempre più, fantastico. Ok, ci siamo. Potremmo fare guerra a questi due. Non lo so. Cioè, più che al Baluchistan. Vabbè, ormai sei quasi 25, continua a fare sta. Vorrei anche migliorare la parte commerciale perché tutto finisce qua. Noi abbiamo solo il 3%, non abbiamo granché di quest'area. No, non abbiamo granché, no. Che è tutto in mano a Ming. Però potremmo ottenere qualcosina. Purtroppo siamo tagliati fuori dei nodi ricchi, che sono chiaramente vicino al mare. Potremmo anche spostare tutto qua. Però non ci sarebbe più modo di sfruttare questo. No, proviamo a far così. Tentativo non costa nulla. Siamo a 11,82. Se io qui raccolgo, vediamo quanto arriviamo, in più o in meno. Ottantadue, 13, ok, quindi ci conviene di più raccogliere lì. Poi un'altra cosa da fare è sicuramente risistemare un po' questo esercito. Siamo allora, ad esempio, indaghiamo su quant'è il nostro combat width, è 25, quindi davanti vogliamo avere 25, e poi vediamo un po' come si è messi qua. La cavalleria è molto più forte in questo momento, ancora della fanteria, anche più costosa. Quindi 25, noi al momento abbiamo 24 nel fronte primario, vediamo se. Ok, la fanteria, cioè l'artiglieria non siamo ancora al livello in cui 13 in cui fa davvero la differenza. Al prossimo il combat width aumenta di 2, quindi arriviamo a 27. Vogliamo 27 meno 4, 23 di fanteria davanti. A questo punto meglio abbondare, facciamo 25, 4 di cavalleria, mentre al momento fino alla tech 13 non è così importante fare tutto il. Il retro, la fila dietro di artiglieria, quindi lo ripeto, come
Decidiamo che esercito vogliamo. Guardo quanto è largo il nostro combat width, 25. Voglio riempire questo di fanteria, meno 4 che tengo di cavalleria per fiancheggiare. Solo che, poiché al prossimo livello ci sale di 2, mi sto portando avanti, ho fatto 27 meno 4, 23. Quindi voglio 23 di fanteria e 4 di cavalleria. Questo sarà il mio esercito che affronterà in battaglia i nemici. Ho abbondato 25 perché la fanteria tende a crepare in fretta, quindi è meglio abbondare un po'. Oltre a ciò, vorrei un'altra decina di uomini, perché il nostro force limit e soprattutto il nostro income ce lo consentono. A questo punto sì che possiamo fare un mercato a Samarcanda. Così da poter fare un altro stack completamente da assedio. Appena arriviamo a 10.000 di manpower sfruttabile. Allora, tu qui non servi, vediamo un po'. Cara, ma le province proprio non mi servono. No, iniziamo a fare un Beassam, ma neanche. Iniziamo a fare un claim qua che prima o poi ci servirà. E vabbè, è stato un episodio abbastanza tranquillo perché dopo tante guerre. Wow. Questo è un ottimo advisor, credo che lo prenderò. Stiamo facendo un sacco di soldi, segno che abbiamo. Stiamo comportandoci bene dal punto di vista economico. Vediamo se è salito ancora il nostro commercio. Vedice 43. No, Corea, non mi alleo con te, non so neanche dove sei. Sei cresciuta bene, complimenti, ma no, non mi alleo. Va bene, vi rimando alla prossima puntata per vedere a chi fare.